Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, a proposito di questo gianchetto, sto facendo gli abbellimenti e pensavo di condividere con voi qualche ideuzza su come realizzo questi abbellimenti usando questo, lo accantono adesso, però più o meno mi sono fatta le misure per poter mettere degli abbellimenti piccolini anche in queste tasche, no? Questi qui sono abbellimenti che terranno un pochino di spessore. E poi ne farò anche altri con carta semplice molto leggera per poter riempire bene senza far esplodere il gianchetto, no? Però ho ancora un pochino della carta che abbiamo creato, diciamo, con la busta stessa, no? Quindi vado a fare queste cose qua. Le ho fatte, io dimentico sempre di darvi delle misure indicative e vi chiedo scusa, anche della busta, io non vi ho dato la misura. Semmai, inutile che ve lo dico in questo video perché magari qualcuno poi capita sull'altro, quello proprio del tutorial, diciamo tra virgolette, e quindi le scriverò magari nell'info box. Allora, queste mini card o taghine, perché alcune le ho fatte a mo' di tag, alcune a mo' di card, misurano in questo caso qua, questo cartoncino, 4 centimetri per 7,5 più o meno, no? Dietro qui vado a mettere della carta caffè perché per poter scrivere e davanti gli farò qualche abbellimento. Mi mostro avvicinandomi un pochino cosa ho fatto. Allora, questa qui è un cartoncino semplice a cui ho attaccato la carta dei manici. Avete presente, no? L'ho attaccata con la colla e gli ho passato il distress sopra, è venuto questo effetto caruccio. Poi ho messo una stampa, una perlina di quelle che ho comprato dai cinesi un po' di tempo fa, un pezzo di pizzo, un pezzo di stampa di giornale e un altro pezzo di pizzo qui. E dietro è cartoncino, ma si può scrivere, non c'è nessun tipo di colla dietro. Qui anche, questo qua era un kit. Quindi ho messo questo frammento qua, ho rimpicciolito questa immagine, ho messo il pizzo sopra e sotto e qui sopra a formare, diciamo, una sorta di tag e una perlina, una mezza perla. Qui c'è l'altra parte di questa immagine che vedete qui e ho messo delle farfalline che facevano parte di un kit della stoffa riciclata. E dietro ho pinzato qui questo biglietto che si apre in questo modo qua. Boh, niente, siccome dietro è nero, anziché metterci altro, ci ho messo un biglietto. Beh, è un elemento, diciamo, che può essere simpatico. Questa è semplicemente quella carta che mi avete visto forse intravisto nel video pulire gli stencil con semplicemente spruzzandoci dell'acqua, avevo appena usato i distress di questo colore e ho semplicemente fatto una taghina di questo tipo, ho messo un occhiello e un pezzo di nastro. Qui avevo questi ritagli che mi aveva mandato un'amica, quindi ho attaccato questi due pulcini e riquadrato con un residuo, diciamo quei resti delle fustellate, no? E poi ho messo la parte del manico nera in dorata con il mio acrilico. Vabbè, ho provato a fare quella, mi hanno detto che c'era, che usano le americane, che hanno quel barattolo dove con un dito indorano tutto, no? E io non sapevo che fosse cera e ho provato a farla, però per me per adesso va bene lo stesso, anche perché neanche qui si asciuga perché c'è il glicerolo. Quindi ho trovato simpatico avere a portata di mano un facsimile di quel prodotto, anche se non è uguale, non importa. Poi magari un giorno lo acquisterò, chissà. Questa l'ho fatta in questo modo con un'altra stampa, delle taghine sempre stampe prese dal web. Questa era una busta che mi è arrivata dal Giappone, presumo. L'ho strappata, avevo tenuto queste parti un po' simpatiche così e l'ho messa sopra. Sempre un pezzo di fustellata, della carta velina sotto, c'è cioè della carta velina passata sempre con gesso clear, la doratura.
di stress, boh, niente, così, molto semplice. Qui anche ho messo dei pezzi di ritagli che mi erano stati mandati, la fotocopia di una scatoletta dei timbri, e quel cosino che uso sia come stencil sia come questo qua che avevo preso dai cinesi, è molto carino, anche frammentato così da mettere per me fare dei particolari. E un nastro di raso dietro è semplice. Quindi vedete, con poco possiamo fare delle simpatiche dei simpatici abbellimenti. Adesso voglio provare a farne qualcuno con voi. Quindi la parte da abbellire, diciamo, sarà questa, perché è impossibile scrivere qua, c'è del gesso bianco o quello lì proprio da stencil, credo comunque granuloso. Non si può scrivere, va bene come background, e dietro attaccherò dei fogli. Ecco, quindi magari la prima cosa che vado a fare è appunto attaccare i fogli sul retro, perché sennò poi magari c'è qualche spessore che mi dà fastidio e quindi vado prima a attaccare. Uso l'UQ, come si chiama, perché tanto c'è poca superficie, posso anche fare così. Le ritaglio. Adesso la prima cosa che vado a fare è sempre comunque passare il distress. Allora, una potrei farla con questo fiore qui, preso da questa carta fotocopiata. Voglio metterla così con le note musicali, quest'altra carta qua sotto. Quindi ritaglio. Questa qui sotto volevo mettere, poi si deve anche vedere un pochino il background, se no è inutile che l'abbiamo fatto, quindi lo faccio più piccolino e lo metto così, e anche questa la vado a strappare così, una semplice cardina. Un fiorellino e due note musicali, poi volevo mettere sempre un pochino di o queste cose qui, oppure anche solo della stoffa. Allora, mi piace molto questo, ma vedendo che c'è del molto rosa, potrei anche mettere quest'altro frammentino qui. Magari sfilacciandolo un pochino prende subito un aspetto diverso. Qua prendo il flash bond perché sennò sicuramente non mi attacca. Oh, che carino. E poi posso metterci ancora, anche qui, magari una di queste che sono luccicanti. Posso prendere sempre un colore o che contrasta, che forse è meglio, anche perché questi sono già semi trasparenti, magari
cerco di prendere un verde un po' intenso che non c'è, però perché non si vede bene, proviamo un po' questo verde. Sì, contrasta abbastanza, si vede. Ok, semplice, tranquillo, e dietro si può scrivere e non occupa neanche tanto posto perché è molto sottile. Poi uno se vuole stonda l'angolo, in questo caso mi piaceva dritta. Ok, poi un'altra, tutti questi ritagli e ritaglini da cui attingo quando mi serve un'immagine. Sì, ho tanti di questi gnometti, però questo mi sa un po' di natalizio. Ah, c'è questa madamina che ho già messo più volte, potrei metterla. Vedete, ho già messo un frammento di un po' di carta, sempre fotocopia di carta scrap, quel fiorellino lì, e poi potrei mettere, anzi, potrei mettere prima questa e il fiorellino. Perché questa è molto grossa per questa tag. Ci andrebbe qualcosa di più piccolo. Poi vedete, c'ho questi frammenti di cornice. Allora, c'è questo cagnolino qui che è molto carino. Lo ritaglio. Eccolo qui. Quindi potrei fare una cosa del genere. Potrebbe stare direttamente sul fiore questo cagnolino. Così. Poi ci metto questa di lato e poi magari metterò un sentiment. Dai, ok, ci piace. La distressiamo. Il distress non dà, cioè, insomma, per chi magari è nuovo di queste cose, non dà solo l'effetto invecchiato, ma mette anche in rilievo l'immagine. Quindi è un doppio effetto quello che fa. E poi pensavo di metterci la mia retina, questa qui. Potrei anche metterci un po' di filetti sotto, eh. Questa cosa doppia non è che si veda tanto, però è carina. Ah, va bene. Se questo va davanti, lo tagliamo via e lo accorciamo. Là, questo lo accorciamo. Ok, una perlina. Che stacchi, metterei di nuovo queste qua. E procediamo con un'altra. Voglio vedere se c'era qualcosa anche qua nei miei ritagli che avevo fatto.
però sono anche lucide, quindi dovrei passare il gesso, tranne questo qua è opaco, potrebbe anche andare bene. Vabbè, dai, per adesso, ecco qua c'è un altro fiore opaco e quindi potrebbe anche andare bene. Quindi c'è poco. Non avendo adesso voglia, diciamo, di mettermi col gesso, mi studierei qualcosa. Allora, qua metto questa con questa cornice che va sopra a formare un po' la tag, diciamo, fare una cosa simpatica così. E poi ci metterei questo, magari anche con un altro bordino, perché è, ecco, magari una cosa di questo tipo. Stavo pensando di passare un po' di caffè qua sopra, però ho paura che alla fine si rovina. Quindi no, mettiamo solo un po' di distress. Questo assomiglia più a un cluster che a una carde. Però boh. Tanto è un'immagine opaca, quindi distress attacca. Oltretutto l'avevo sporcata un po' col Vinavil, quindi ci sta. È venuta macchiata giusta proprio. Ok, e qui, tra l'altro anche dietro, meglio metterci un po' di, ecco, là. Stavo pensando se metterci ancora qualcosa qua sopra. Io metterei anche qui giusto una perlina, magari proprio una mezza perla. Bella, carina, dai. Diciamo che appunto forse ci farei più una clips, una paper clip, perché questa qua infilarla nelle taschine, non so, c'è uno spessore qua che non è indifferente. Comunque, dai, come abbellimento da qualche parte, ci sta proprio carino. Allora, ma vogliamo provare la mia cremina? Magari la metto, cioè sì, boh, la metto sulla perla. Volevo provare a vedere se è un effetto carino metterla sulla perla. Ma dai, vediamo. Facciamo un po' di prove in diretta. Sì, dai. Mettiamo un po' di dorato anche qui. Sui bordi, boh, poi dopo ti viene la mania e la fai tutta dorata. Dai, ok, anche qua, dai. Ok, qua no, perché viene un po' giallino se lo metto sul pizzo, sembra più giallo che dorato. Ok, oh, io mi trovo bene con sta cremina. Ci metterà un po' a asciugare, forse il prodotto originale è un po' più, si asciuga subito, ma non importa, va bene anche così. Ok, lo lascio asciugare e passo a questa qua, che
qua ho trovato la damina che ho usato più e più volte, sempre perché io fotocopio. Poi ho trovato questo centrino che avevo accantonato perché si è rotto, quindi potrei mettere semplicemente una damina col centrino che si veda, un altro strappettino di spartito, così, che ci sta sempre bene. Ok. Anche qui taglio un pezzettino di cotone. Anche questa potrebbe essere un elemento grazioso. E voilà, questi quattro. Questi qui si potrebbero fare a libricino, perciò vado a prendere un po' di carta. Questi sono tutti i ritaglietti che però potrei adeguarli, eh. Ad esempio potremmo fare quel discorso della fisarmonica, piegarli tutti in questo modo, dritti. Sì, dai, anche se uno è più in dentro, no, perché questo, ecco, c'era una falsa piega, così, così e così. Poi lo attacchiamo e viene che si apre così. E poi sta chiuso così. Dai, lo facciamo. Dai. Allora, possiamo anche farlo di misura, eh? È più carino che non tutto quell'avanzo. Così. E misuriamo qui e tagliamo uguale là all'esterno. Sì, possiamo metterlo all'esterno, tanto all'interno resta poco, si fa in fretta a coprire questa parte bianca, eh. Dai. Facciamo una copertina. A me piacerebbe mettere questo, sinceramente, che è un frammento della fotocopia di quel disegno di mio zio, prozio. E siccome ci sta davvero bene, vado di questo. Thank you.
Adesso all'interno qui vado a correggere anche con i miei frammenti, perché qui è un punto in cui già si può scrivere, no? Quindi io non coprirei completamente, cioè non ci farei dei disegni se uno volesse scriverci. Guardate che bello il distress che compare di qua. Ok, allora io direi che la copertina potrebbe andare bene così, si può mettere qualcosa qui, anche dei pezzi così di una qualsiasi stoffa. Ok, poi potremmo anche solo legarlo così, perché ovviamente essendo a fisarmonica si apre, no? Quindi potremmo semplicemente legarlo. Oggi non riesco a fare i fiocchi. Ok, un altro abbellimento carino da trovare nel nostro mini gianchetto. Si può mettere in queste tasche, così grazioso. Ok, ragazze, io per oggi devo chiudere perché si è fatto un pochino tardi e niente. Spero che queste ideuzze da fare con anche dei ritagli di giornale, veramente si può spaziare se avete delle immagini prese anche da internet o anche delle riviste che abbiano tante belle immagini, si può spaziare veramente. Ok, io vi ringrazio di essere state con me, ricordatevi di giovedì, vi mando un mondo di baci e tanta tanta positività e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!